Sindaco, oggi una targa per rendere onore ai militari che hanno dimostrato coraggio e hanno salvato delle vite umane in pericolo. È stato doveroso per me voler donare queste targhe e intitolarle a questi grandi finanzieri, a questi grandi uomini, per quello che loro fanno continuamente nella nostra città. Sì, è un episodio che abbiamo voluto premiare, ma è anche un simbolo perché l'attività che sta facendo la Guardia di Finanza a Quirigendo, che ringrazio tantissimo, come anche tutte le altre forze dell'ordine, stanno lavorando tantissimo, anche a volte nell'oscuro, forse il cittadino non sa e non vede bene quello che la loro attività è. Quindi un ringraziamento ed è doveroso da parte dell'amministrazione comunale questo riconoscimento. Abbiamo premiato anche stamattina Antonio Piazza, il Vigile del Fuoco, e Benjamin, un ragazzo che lavorava in un chiosco, perché nel 18 agosto del 2021 hanno effettuato un salvataggio in mare, un signore che stava annegando, e immediatamente, prontamente, i due si sono prodigati per salvare questa vita umana. Ringrazio particolarmente il sindaco per la sensibilità che in questa circostanza, ma anche in passato, ha dimostrato e la particolare vicinanza all'attività del corpo. Ha voluto premiare con una targa ricordo dei militari che nel corso di ordinarie attività di servizio si sono resi protagonisti di alcuni atti di salvataggio a favore della cittadinanza. In un caso hanno sventato un tentativo di suicidio e nell'altro sono intervenuti nel corso di un incendio, mettendo in salvo delle persone, in particolare un disabile che avrebbe avuto difficoltà a lasciare la casa e che quindi rischiava seri problemi alla propria incolumità e financo la vita nel caso in cui non ci fosse stato l'intervento. Manifesto ancora grande ringraziamento per la sensibilità del sindaco che a nome suo e della cittadinanza con questa targa ha voluto ringraziare il corpo per le proprie attività e garantiamo sempre la nostra presenza a favore della comunità cittadina. Niente, buongiorno, siamo qui oggi ad onorare un collega che interpreta i nostri valori, quindi siamo in festa, oggi siamo in festa per Antonio e per Benjamin.